Parliamo un attimo. E dopo questi ultimi eventi, io sono sempre più sicura che la società è un punto di svolta. E il punto di svolta sarà anche quello principale di dividere i celebrolesi da quelli con qualche speranza. E io vorrei evitare nelle mie comunicazioni di essere offensiva, ma non riesco in questo momento perché la realtà è più sorprendente della fantasia. Allora, sono stati rimandati un sacco di bambini a scuola, le scuole non hanno ancora aperto, li avranno a breve. Ovviamente non si sa quando saranno aperte le scuole in queste condizioni, ma ora vi spiego perché secondo me succederà così. Perché c'è un punto di base, ok? Allora, la maggioranza della popolazione mondiale, ma a questo punto anche mi concentro sull'Europa, neanche sull'Italia, sull'Europa. Ma questo potrebbe essere diffuso, in, come ho già detto prima, in tutto il mondo, ma mi concentro lì. Pensano che viene fatta una legge, no, non mettiamo una legge, mettiamo una cosa più semplice, ok? Viene comunicata una nuova regola comportamentale. In un ufficio, mettiamo, no? Ok. Come funziona? Che normalmente se tu vedi questa regola, dici, se sei una persona onesta, a me non piace, non sono d'accordo e non la approvo, no? Una persona che, ripeto, è onesta. Una persona onesta dice di sì e poi fa come vuole. Allora, il discorso è questo. L'onestà può portare a una discussione e magari a un compromesso o a una cancellazione della regola che torna scomoda. Ma se il dissenso non viene comunicato, in quel caso l'ufficio di cioè il capo ufficio di riferimento può fare quello che vuole su chi ha accettato, nel senso che mettiamo che questa regola sia: se non vi presentate tutti in ufficio in divisa, io vi licenzio. Ok, cosa che normalmente non sarebbe possibile, ma cosa succede? Che qualcuno dice no, ma è la divisa, guardi, non me la posso mettere tutti i giorni, perché da 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 da, e magari arrivano a un compromesso che magari la mettono solo da lunedì al mercoledì, oppure non, insomma, trovano una soluzione. Cosa succede? Gli altri invece dicono no, ma io non posso mica rischiare di essere licenziato, quindi già accettano la regola, firmano il contratto e poi si lamentano perché si devono mettere la divisa e cosa succede? Qualche imbecille potrebbe a quel punto venire a scuola, se scusate a scuola, venire in ufficio, presentarsi in ufficio senza divisa perché lo fanno quegli altri che non hanno firmato quel contratto, senza sapere che quegli altri non hanno firmato anche sapendo, cioè praticamente è uguale a quel punto lì, no? E cosa succede? Che vengono licenziati. Giustamente, perché altrimenti non avrebbe senso aver messo quella regola e si lamentano. Quindi qui ora sta succedendo questo, che la gente pensa, io accetto le regole della scuola e poi siccome però in realtà non sono d'accordo, non ho avuto il coraggio di dirglielo perché non, per svariati motivi non l'ho voluto comunicare. Quindi cosa faccio? Io dopo mi lamento. E non lo stanno facendo sulla loro pelle esattamente, lo stanno facendo sulla pelle dei figli, che probabilmente sono minorenni e non possono fare diversamente. Questa è una vera tortura. Un'altra cosa. Ci sono delle situazioni che lasciano perplessi e fanno anche preoccupare. Ora, a
Adesso mi concentro sull'Italia in particolare, un dettaglio. Come avevo già raccontato in precedenza, secondo me la scuola italiana, non solo quella, ma specialmente quella, perché quella la conosco bene, è il prototipo della prigione. Tu inizi la tua prigione a 6 anni e la finisci verso i 18. Inutile girarci intorno. Ora, diciamo che se qualcuno è abbastanza fortunato la finisce verso i 14, ma non nel senso che finisci di andare a scuola, questi sono dettagli che adesso non sto ad affrontare. Comunque, questo è chiaro, l'Italia ha una la scuola, cioè che è la prigione, le mie prigioni sono la scuola, ok? Adesso è più evidente che mai. Io mi chiedo come si fa ancora a pensare e battersi su questa cosa duramente che la scuola italiana è una delle migliori al mondo. No, non è una delle migliori al mondo, è una delle peggiori al mondo. Secondo me no, abbiamo superato anche quelle di regime cinese. Perché è anche disorganizzata, tra l'altro, cioè almeno in un regime, in un'organizzazione, cioè qui non c'è neanche quello. Perché vi dico che non la è? E non mi riferisco all'educazione classica, che è stata martoriata, perché le lingue da studiare in realtà per il classicismo erano tre: greco antico, latino e ebraico. Quindi già è comunque meno matta. Ma va bene. Facciamo finta che va tutto bene. Io non sto criticando quel tipo di programma. Potrei criticare il fatto di avere delle materie tipo magari fisica al liceo classico, che secondo me è una materia completamente inutile al liceo classico, ma va bene, io questo, ripeto, non voglio andare in questo dettaglio adesso che non serve. Ma il discorso, seriamente, è che ora tutti gli effetti è una prigione. Girano le foto anche della scuola con le sbarre. Cioè, allora, a me fa ridere. E mi fanno ridere quei genitori che li vogliono a tutti i costi mandare a scuola. Ho chiesto in giro la gente perché ha deciso di fare questo. Tutti hanno la loro motivazione. La più diffusa è questa, che loro lavorano, che devono socializzare i bambini, che hanno bisogno di una vita normale. Allora, o questi genitori si sono drogati per tutta la loro vita e non capiscono più un cazzo. In questa società non è da escludere. O hanno dei ritardi mentali, o lo fanno apposta e fanno finta di non capire perché in realtà vogliono la via semplice e vogliono togliersi delle responsabilità. Che poi, io così grosse non le vedo, comunque si vede che loro le vedono enormi. Andiamo ad analizzare i punti. Allora, il primo punto è: io lavoro. Sì, tutti lavorano. Ora, se hanno fatto delle leggi del cazzo, come prima, che hanno proibito che i bambini potessero stare a casa da soli, hanno già sbagliato loro in precedenza a non lamentarsi prima. Ok? Perché bambini da che mondo è mondo sono sempre stati a casa da solo dopo, diciamo, 2, 4, 5 anni non è mai successo niente, ma va bene. Ok. Poi con tutti i metodi di sicurezza, di controllo che ci sono adesso, non riesco proprio a capire quale sia il problema, ma il problema è questo. Andiamo avanti. Quindi già lì io lavoro, non l'ho capito. Lavoro non ho capito perché ti metti d'accordo, ti accordi con qualcuno, insomma, trovi mille altre soluzioni. Bene, lavorano. E lì lasciamo anche un punto interrogativo perché ogni situazione è diversa. Poi cosa succede? Che arriva, ma devono socializzare.
Allora, quindi già vuol dire che questa gente che dicono si deve socializzare hanno avuto un lavaggio del cervello dalla psicologia e si sono messi in testa questa cosa, di cui tra l'altro secondo me non gliene frega un cazzo, perché io scommetto che se i loro figli invitano qualcuno a casa loro si lamentano. Quindi non è vero che vogliono socializzare, non è vero che li mandano per socializzare, è una balla. Perché possono socializzare anche in altri momenti, anche in altre situazioni, quindi non è assolutamente vero che è per quello. Ok, allora andiamo al punto. Io voglio che abbia una vita normale. Bene, sì, con le regole che sono adesso a scuola, sicuramente avrà una vita normale. No comment. Questa cosa la lascio al no comment perché si commenta da sola. Io rido, mi viene da ridere perché adesso vi dico perché rido. È una risata molto macabra la mia. Perché la cosa più semplice da fare sarebbe stata dire: non accettiamo queste regole, non le accettiamo, onestamente comunichiamo che non approviamo. Il problema è che tanti approvano. Ok. Non tutte le scuole saranno uguali, uno potrebbe scegliere, no? Se proprio, proprio vogliamo fare così. Comunque l'onestà che manca di base. In questa società manca l'onestà, che è quella che voi stessi, cioè è lo stesso motivo per cui colpevolizzate la politica di fare cazzate. Perché non hanno onestà, ma voi siete uguali. Se non peggio. Ora voi, è ovvio che è rivolta una maggioranza, ma non sicuramente sarà qualcuno che la pensa come me o si avvicinerà. Ma io rimango del fatto che siete peggio di quelli lì. Comunque, quindi secondo me la scuola non rimarrà aperta a lungo, con qualche scusa. Ma perché c'è una motivazione semplice alla base? La scuola ha bisogno di una riforma. Adesso hanno dato un contentino a questi magari insegnanti e direttori di istituto che non vogliono aggiornarsi, non vogliono adeguarsi alle nuove tecnologie, al nuovo modo di vivere e soprattutto al nuovo modo di insegnare. Gli danno il contentino e poi li strangano, strangano di nuovo perché no, mi dispiace, no, mettetevelo in testa. Il sistema va rivoluzionato in un modo o in un altro, decidete voi. Quindi le scuole non credo che rimarranno aperte, con qualche scusa, ma giustamente usano delle scuse perché siete dei celebrolesi. Altro punto che, su cui volevo fare un'osservazione, il fatto che in questo momento la scuola poi ha avvisato di un'altra situazione. E io appoggio il governo in questo, attenzione, lo appoggio e vi spiego perché lo appoggio. Vi hanno riferito in quei documenti che avete firmato, testa di cazzo, che c'è la possibilità che vi sequestrino i figli. Bene, io penso questo. Se voi avete accettato queste regole e avete mandato i vostri figli a scuola, sia che voi abbiate paura delle infezioni, sia che non abbiate paura, ma pensate per quella che cagata che ho illustrato prima, che i figli devono andare a scuola perché la scuola è sacra, e non ho detto istruzione, ho detto scuola, preciso perché voi non ci state con la testa, ok? A questo punto, se ve li portano via, è meglio.
perché voi non siete in grado di gestirli. E vi spiego. Se c'è un'evoluzione in corso, invece che dire sì, cambiamo la scuola, che sia per una scusa o per l'altra, ma va cambiata, e invece voi dire no, 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 teniamo le classi di 50 persone dove un insegnante poi non capisce più un cazzo, dai, continuiamo, continuiamo, continuiamo così, perché è giusto, perché va bene, no, l'istruzione a casa, no, 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 non va bene, dai, non va bene, questo non mi piace, quell'altro non mi piace, più attenzione, no, 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 tutti uguali, tutti... fanno bene. Fanno bene. Senza contare che la mania che gli avete fatto già venire a queste generazioni qua, dell'oddio mi sono sbocciato il ginocchio, oddio si è sbocciato un ginocchio, nessuno si poteva più sbucciare un ginocchio, la febbre non se ne parla, era già in vigore da anni, ed è la stessa generazione di genitori che hanno dato il cellulare in mano ai figli troppo piccoli. Non per il problema di comunicazione, attenzione, perché uno potrebbe iniziare anche a riuscire a comunicare a 1 anno e mezzo, 2 anni, quello non è niente di strano. Il problema è il 2D del telefono, che crea dei problemi di orientamento e di gestione dello spazio, che forse in futuro, se il bambino è abbastanza fortunato, riparerà più in là. Ma nella maggioranza dei casi, quando create questo danno, difficilmente viene riparato. Perché li fate questi figli? Se tanto volete fare così, che cazzo li fate a fare? Perché ve lo dice lo Stato di fare i figli, ricordatevelo, perché sennò non lo so se tanti di voi lo farebbero. Veramente volontariamente. Io se ve li sequestrano, questa volta non credevo, ma appoggio lo Stato. Appoggio lo Stato perché è meglio così. Molto meglio. Vi rifaccio una domanda. Se non eravate veramente d'accordo su tutta questa cosa, perché non l'avete espresso prima di accettarle? Perché? Perché?